Quando sei sul terreno, parli con chiunque, gente normalissima, bravissima gente. È là che ti rendi conto del bene che ha l'andrangheta su questo territorio. Il potere che deriva dalla paura, una paura inverosimile. Ecco dove tu percepisci effettivamente la potenza di questo antistato. Un antistato che si basa sul terrore. Pallino Rosso è il punto dove si trova la piantagione. Di fatto, tutta quest'area, che comunque è tutta un'area di macchia mediterranea, compresa questa zona qua, sono tutti quanti terrazzamenti che in tempo passato venivano coltivati, ortaggi o frumento. Tu ora che cosa fai? Vai là dentro, decespugli i vecchi terrazzamenti e ti ritrovi praticamente una pianura fatta a terrazze, dove ci puoi coltivare la canna emiliana tranquillamente. Facciamo se ci stendiamo per terra, ci riposiamo. Perché la pendenza è ben di non può prendere giù. E quindi? E quindi, no, aspettiamo la luce. L'intero bunker sarà grande 300 metri quadri. Come potete vedere, l'aria manca, quindi dentro era dotato di climatizzatore e sistema di aerazione. E questo era l'appartamento.
e non possiamo escludere che possa aver dato dell'ospitalità della Titanite, riconducibile al clan Pelle Potter. All'interno di questi vasi venivano coltivate le piantine di marijuana. L'illuminazione presa dai sistemi di illuminazione comunale, rubati chissà dove. Lampade alogene. Guarda qua. Queste servono per portare a temperatura altissima e far crescere subito le piante. Che poi le piante hanno anche il fertilizzante, gli mettono di tutto per far crescere. Sangue di bue. Quante piante sono state rinvenute? Migliaia. Migliaia? Sì. Capita spesso che il latitante venga trovato con la piantagione di canapa indiana. Questo perché la latitanza ha un costo. Ha un costo per quanto riguarda la macchina logistica. Quindi la maggior parte delle volte ci si fa la piantagione di marijuana per pagarsi la latitanza. Autovetture, sistemi di comunicazione, telefonini, persone comunque che non possono avere una vita privata o un lavoro. Sono persone che comunque nella tua piena disponibilità e al tuo servizio e che comunque in qualche modo devono essere retribuite. Il cacciatore sta sempre sul campo, sta sempre sul terreno. È nato per questo, per conoscere il territorio, per conoscere il terreno dove mettiamo sempre piede, per cogliere qualsiasi anomalia, per cogliere qualsiasi traccia, qualsiasi indizio. Il cacciatore è un uomo votato al sacrificio ed è qui per combattere. E sul terreno per combattere contro la 'ndrangheta, naturalmente. La 'ndrangheta, ma a differenza di come pensano molti, non è un fenomeno. Non lo è ormai da tempo, forse non lo è mai stato. È un sistema. È un sistema che ormai ha invaso le coscienze di tantissime persone. Perché si presenta come lo Stato, cerca di sostituirsi allo Stato, ma non è così. Noi siamo lo Stato. La 'ndrangheta è solo un cancro che noi dimostriamo ogni giorno che può essere sconfitta, perché ogni giorno la combattiamo, tutti i giorni, nelle piantagioni, con i latitanti, con le armi, con gli arresti. Siamo sempre lì a battere e prima o poi la sfiancheremo. La gente magari da fuori mi è capitato che mi appuntasse, dice grazie, uno si nasconde in casa propria.
Ma non è proprio così facile. Anche 30-40 carabinieri dentro una casa possono anche non trovare la persona, perché è nascosta sottoterra. Noi materialmente, quando entriamo dentro casa, ci è capitato di prendere una persona e di tirarla fuori da sottoterra. Quindi, come siamo qua adesso? Come siamo qua, anche molto più difficile. In posti anche più difficili di questo, più piccoli. Non c'è un limite tecnico, il limite è la fantasia. Pavimenti che basculano, scale che si spostano. Del palazzo del cinematografico, sì, questo qua. Sì, sì. È stato costruito prima la parte di sopra, poi scavata la roccia, la terra, e costruito questo qui. Che vuol dire prima la parte di sopra? Perché era già esistente. Se fai caso, è a filo, capito? Quindi la parte di sopra è già esistente. Quindi avendolo fatto dentro il cavanone esistente, dal di fuori tu non vedevi nulla? Non vedevi nulla, soltanto uscivi i mezzi che portavano via giù in fiumare, perché siamo vicino alla fiumare, oppure nel proprio terreno. Facile. Alessandro, Ale, digli di non mettere i piedi sulla sabbia, diglielo. C'è più uno sbarramento. Tu accettare bene, guarda. Questo è un vero e proprio trappolamento. È naturale che queste bacchette siano messe così, questi pezzi di rame, guarda. Questo. Sono piantati nel terreno proprio. È un cancello di frasche. Tu ci passi e effettivamente te lo porti via. Loro scendono, vedo che non c'è più, è stato rimosso. Il trappolamento è un sistema naturale, diciamo, per capire se qualcuno è passato da quel posto o no. Quindi tagliano il roveto e poi mettono le spine di traverso, oppure coprono dei rametti con delle foglie, sì che tu quando ci passi sopra li rompi. Quindi sotto la foglia il rametto è rotto, qualcuno ci è passato. La bravura del cacciatore è proprio questa, quello di capire che tipo di trappolamento c'è e risistemarlo così com'era. Loro devono individuare il posto dove farla, la piantagione. Hanno anche l'accortezza di cercare posti dove anche con l'elicottero è difficile da vedere. Comunque deve essere aperto, perché a meno che non è fatta nella serra, deve essere soleggiato, quindi deve essere un posto abbastanza impervio. Bisogna stare attenti a non toccare queste frasche, devi metterle in piedi in modo da passare tra le frasche. Tutti questi intrecci lasciali, capito? Sono tutti messi così in intrecci. Ora noi ci passiamo anche, li scavalliamo, ok? In questo bunker adibito a piantagione, visto la grandezza, visto anche i vasi che ci sono, si può ipotizzare che ci siano anche fino a 5-6.000 piante di marijuana. C'è un calcolo empirico che riconduce circa un migliaio di euro a pianta. Ci si può fare i calcoli, si arriva anche a 5 milioni di euro. L'anno?
A 30 giorni, sì, all'anno, a una stagione. E anche considerando che l'illuminazione artificiale, cioè se ne possono fare anche più di una all'anno. A differenza della luce naturale, è a farsi una piantagione l'estate, in cui se ne possono fare anche 3 all'anno. Le sposti con le mani. Occhio a non romperla, eh. Occhio a non romperla. Prendi le sposti con le mani. Ora prendo la fototrappola. Prendo la memoria e la visione col computer. Vedo la scorrere delle immagini giorno dopo giorno. Questo mondo l'abbiamo messo noi. Niente. Ok. Basta. Quindi non c'è? No. Cosa stavamo cercando noi? Stiamo cercando qualcuno che venisse a curare le piante. Però evidentemente in questi giorni nessuno è venuto a curarle, perché non c'è nemmeno un'immagine. Ora noi non facciamo altro che chiudere tutto, cambiamo la fototrappola, mettiamo quella nuova e dopodiché aspettiamo un altro mese. Tecnicamente sono sempre affiliati all'Andrangheta, sono diciamo operai dell'Andrangheta che fanno le piantagioni. Alla fine, quello che ci va a mettere l'acqua dentro, che la va a innaffiare, guadagna una miseria rispetto al rischio a cui incorre nel momento in cui viene arrestato. Guadagnerà 10.000 euro, 20.000 euro al massimo, con il rischio però poi di farsi la galera. Quindi voglio dire, è sempre l'Andrangheta che ha il guadagno maggiore, col minimo dello sforzo. Uè, Raffaele, allora qua noi praticamente abbiamo guardato tutti i giorni, ma non c'è nessuno. Non ha catturato nessuno, praticamente. Ha voglia, anche perché qua di fronte a me ci sta l'essiccatoio, sulla sinistra qua, capito? Se lui dovesse iniziare a cimare, da qua lo becchiamo. Ma io sto piazzando l'altra, sto piazzando. Il tempo di piazzare, di ripulire tutta l'aria che è piena di traccia, e dopodiché ci mettiamo in marcia. Calcolo almeno un 3 ore e mezza da ora. Thank you.
Lui conosce 3 pietre, il cacciatore ne deve conoscere 4. Lui conosce 3 sentieri, il cacciatore ne deve conoscere 5 sentieri. Il cacciatore deve essere un tutt'uno. Il terreno è la strada per arrivare al risultato. Noi siamo parte dell'Aspromonte. Questo è tutto platino. Quelle case illuminate da sole in fondo, la striscia è Cirella, la località a nord-nord-est di platino. Tutta questa fascia fino a quelle case là in Adile Vecchio, che comunque è il territorio di Careri. E tutto quello che vedete qua in fondo, fino a qua sotto è platino, questo è platino. Tutta la montagna è tutto platino quello. Il vallone quello dove c'è l'ombra in mezzo, sopra questa cresta illuminata, quello è stato il centro dei sequestri di persone e della piantagione all'inizio, la prima parte delle piantagioni. Sequestrati la maggior parte tutti là sono stati. Da là sentivano il campanile delle chiese di Cirella e guardavano e vedevano Pietra Cappa. Adesso noi andiamo su di qua perché tu vuoi metterti di fronte a Nadile. Sì. Sì, andiamo. Vediamo com'è la situazione da qua. Andiamo a vedere se riusciamo a vedere, ma non va bene qua. Cioè va bene per la stradina di uscita, però la casa non c'ho solo una finestra. Un albero davanti c'è? Capito? Se non c'era l'albero si vedeva la porta. La porta è proprio qua. Questa è la camera dei figli, mo era aperta, sta stendendo i panni. Ma la casa è difficile. Da là, cioè andare via da qua ed andare su quella montagna dietro. Dall'altra parte, dici. Capito, potremmo avere pure fortuna. Il latitante è una figura di potere, perché il latitante, proprio per lo status che ha di catturando, comunque incute un po' di terrore psicologico nelle persone. Quindi è una persona che si dà alla macchia, ma che ha la necessità di rimanere nella sua terra, ha la necessità di rimanere nella sua città. Proprio per dimostrare
la sua forza, che lui è superiore, che lui è più forte dello Stato, lui è più forte delle forze dell'ordine. Però noi siamo qui, li cerchiamo, li staniamo e li arrestiamo. Natile di Careri, Platì e San Luca era il cosiddetto triangolo dove si concentravano le prigioni, dove tenevano i sequestrati. Potevano scegliere tante zone, ma questa qua è quella che si presta più per una difesa. Una difesa a qualsiasi tipo di avvicinamento delle forze di polizia. Questi sono finiti perché è subentrata il traffico di sostanze stupefacenti. Lo Stato ha inasprito le pene verso chi commette i reati su queste persone e il gioco non valeva più la candela, perché poi si riusciva a guadagnare di più con il traffico di sostanze stupefacenti e nel caso si veniva beccati si rischiava una pena minore rispetto a quello dei sequestri, che è previsto la detenzione fino a 30 anni. Andiamo da quest'altro versante perché contiamo di trovare un posto per monitorare chi entra ed esce dalla casa. E magari si può abbinare anche l'osservazione dall'altro punto per vedere dove si spostano oppure chi va a casa. Oltre loro solo noi qua siamo venuti mai. Loro dicono sempre così, voi la montagna la conoscete meglio di me. Siamo sopra Platì, a circa 5 km dall'obiettivo che ci interessa. Se si andava a sinistra era ancora meglio, sai? Monitorate i nostri spostamenti, siamo arrivati a 250 km in 2 mesi, tutti in ascensione su queste montagne, non è come fare un sentiero. Il paese è quello là in fondo, eh? E da qua dovremmo avere la visuale del vicoletto, speriamo, bene. Siamo a una distanza di circa 6 km. Cioè praticamente non vediamo niente. Noi su niente abbiamo lavorato finora. Venerdì siamo infiltrati dove abbiamo lasciato col furgone e siamo arrivati sul primo
Questo qua è il qua, il primo punto di osservazione. Questo è un altro. Ci siamo resi conto che l'angolazione del vicolo era sbagliata, cioè nel senso noi vedevamo l'ingresso del vicolo ma non avevamo la profondità del vicolo. Quindi siamo ritornati su fino a quando abbiamo trovato il punto ottimale, che è questo qua, vedendo che questa era l'angolazione giusta per entrare nel vicolo. Andiamo a concretizzare la nostra fatica. Tutta la fatica di questa estate. In questo momento stiamo andando verso nord, sulla statale 106, direzione Taranto. Alla nostra destra ci sta la parte bella della Calabria, la fascia ionica. Guarda che meraviglia, eh? E dove le vedi queste cose? Noi andiamo là dentro, ora andiamo a vedere le immagini della fototrappola. Se all'interno ci sta qualcuno che la fototrappola ha catturato, questa persona qua sarà raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare. Questa è la legge. E noi la facciamo semplicemente rispettare, niente di che. C'è una larga tipologia di persone che fa la piantagione, da quello che la fa per sostentarsi, a quello che la fa per alimentare la cosca, a quello che la fa per fare semplicemente soldi. La maggior parte delle volte abbiamo delle persone che tra virgolette vengono sfruttate, perché fanno il lavoro sporco per altri che prendono solo i proventi. Comunque è difficile poi, facendo un'operazione del genere, cioè fare una piantagione, riuscire a rimanere fuori da certe dinamiche criminali, perché altrimenti qualcuno gli andrebbe a dire chi sei, cosa stai vendendo. Comunque è difficile poi, facendo un'operazione del genere, cioè fare una piantagione, riuscire a rimanere fuori da certe dinamiche criminali, perché altrimenti qualcuno gli andrebbe a dire chi sei, cosa stai vendendo, per conto di chi. E questo non può succedere. Come diceva prima Alessandro, questi qua per forza devono appoggiare la cosca. Questa è una cooperativa dove stiamo andando adesso. Che qua, questi qua la fanno tutti, proprio tutti. Qua se ci stanno 10 famiglie, 8 famiglie fanno la piantagione. Alla fine ci sta un soggetto che la compra tutta, un soggetto che appartiene alla cosca, la compra tutta, gli fa il prezzo, gli impone il prezzo. E questo soggetto poi se la rivenderà per la cosca, però una parte degli introiti va per loro. Una parte degli introiti di questa piantagione va per loro, perché loro solamente con questa piantagione qua riescono a tirare avanti. Cioè sembra assurdo, ma è così, eh? Cioè se loro non facessero davvero la piantagione, questi qua, non avrebbero come mangiare. Cioè è un'assurdità, però è così, è la verità. Cioè, è brutto buttare giù una cosa del genere, però la verità è questa. La maggior parte di queste persone che abitano in questa contrada qua sono tutti quanti disoccupati, tutti. Tu figurati che per raggiungere la contrada, per arrivare fino alla marina, dove ci stanno i loro posti, un posto di lavoro normale, cioè ci vogliono almeno
andare e tornare ci vogliono 10 euro di benzina. Normalmente già ogni mese avrebbero almeno 200 euro, 200, 250 euro di consumo di carburante. Per loro questo è un lavoro, la maggior parte di loro è un lavoro. Se andiamo a farci un giro, vediamo le condizioni in cui abita sta povera gente qua. Davvero capisci, ma qua... qua davvero siamo lontani dalla civiltà. Qua ci stanno proprio davvero case proprio bruttissime, robe mal ridotte, strade scassate. In certi posti non ci manca fognatura. Qua vanno avanti a cocaina e a marijuana. Solo la cocaina non è per tutti, non tutti quanti la possono commercializzare. Allora commercializzano quello che loro di fatto riescono a produrre, la marijuana. Chiaramente i pomodori qua chi li compra? Poi i pomodori non vanno, eh. Che non è venuto nessuno. Sembra di no. No. Dobbiamo visionarle tutte. Sì, certo. Questo è Alessandro. Mi senti? Sì, dimmi. Carlo, qua praticamente da 2 mesi a questa parte è palesemente abbandonata. Però lasciare tutto sto capitale qua non mi sembra onesto, perché qua ci sono tantissimi soldi qua. Se questi qua si appropriano di sto capitale qua, fanno la loro fortuna, fanno. Va bene, d'accordo. Ciao Carlo. Ciao. Possiamo mettere un 1-0 per noi. Possiamo mettere sulla tabellina 1-0 per noi. Carabinieri 1, TD 0. Lo sanno i tedeschi. Possiamo mettere il telo di plastica a terra. Facciamo multa 25. E ce la portiamo tutta. Comunque è bella consistente già, eh. Facciamo già i mazzettini, perché questi devono sfilare in mezzo ai buchi. 20 o 25, Massimo? 25, 25. 13, 14, 24. Che calcolano il fenomeno solo come coltivazione barra uso di canapa indiana, ma non viene visto il fenomeno per quello che è. Cioè, tutto questo indotto va a finire nelle casse della 'Ndrangheta. E quello non viene preso in considerazione. Perché se uno considera le 20 piantine, le 30 piantine, le 100 piantine, possono essere irrisori, ma se si fa il conto che 100 piantine qui, 100 piantine lì, 100 piantine là, 100 piantine là, vanno a finire tutti in un unico posto, il fenomeno è ben altro. Una qua. 13. Quanto so? Succede io! 16. Vecchio. 19 siamo. Mia moglie. Non hai bisogno. Niente, sicuramente sì. Si complimenta con me della malavita che faccio. Che lavora in campagna. Tua moglie pensa che facessi il carabiniere, però mi sa che. L'abbiamo sterminata. È stata completamente estirpata. Tutta la contrada, vedete che tutto il loro lavoro, tutto il loro guadagno sta andando in fumo. Il loro guadagno illecito, chiaramente. È giusto che sia così. La legge deve essere uguale per tutti, no?
Grazie, ma questa artista che deve prendere. E so 100. E so 50.000 euro. Vai. Vai, 50.000. Vai, 50.000 euro. I proventi della vendita della piantagione, come salvadanaio unico della 'ndrangheta, va per l'acquisto di cocaina. Poi con i soldi della cocaina ci puoi fare qualsiasi cosa. Non baratti soldi ben fatti per l'acquisto di armi, acquisti cocaina. La cocaina non si produce qui perché non ci sono le condizioni. Clima. Clima, quote, acqua. Un'altra cosa che tutti magari ignorano, perché uno pensa alla cocaina, fa male, droga, tutto quanto. Stanno devastando interi territori. Cioè, stanno rendendo inservibile intere fonti di acqua. Perché viene trattata, ritrattata e ritrattata con solventi, con benzina, gasolio, acidi, e viene sempre sciacquata con l'acqua. Spiegare a un ragazzino di Roma, di Milano, che con la sua canna alimenta un grosso sistema criminale, quale la 'ndrangheta, per lo spaccio di questa sostanza, di fatto è praticamente impossibile, perché c'è una parte d'Italia che tende a sminuire questo tipo di comportamento, a renderlo quasi normale, quasi legittimo, e quindi non riuscirà mai a vedere la cosa in tutta la sua globalità, in tutta la sua pericolosità, in tutta la sua gravità, perché gli sembrerà sempre una cosa da ragazzi, una cosa leggera, una cosa... Lo fanno tutti, si può fare. Vediamo. La Trimo, aspetta, cavolo. Thank you.
Pena perché io ci credo. Io ho la certezza che quello che noi facciamo darà i suoi frutti. Li sta già dando. E li darà. E li darà per i nostri figli. E sono sicuro che un domani, quando loro saranno più grandi, capiranno ancora meglio cosa significa questo sacrificio. Va bene, da qua va bene. Comunque, compà, a chi stiamo pigliando?